La cura Primo Maragliulo si sta rivelando estremamente efficace perché la Virtus Lanciano nelle ultime 4 apparizioni ha conquistato 9 punti. Gli ultimi 3 punti sono stati conquistati contro il Bari dell'ex Andrea Camplone in una vittoria che potrebbe dir molto nel computo della strada verso la salvezza della Virtus Lanciano. Contro il Bari non è stata assolutamente una gara facile. Nel primo tempo la squadra di Andrea Camplone avrebbe potuto chiudere la prima frazione di tempo addirittura con un duplice vantaggio, ma uno dei migliori in campo, Alessio Cragno, evita per 2 volte una capitolazione quasi annunciata, provvidenziale proprio su Puskas in chiusura di primo tempo. Poi nella ripresa si inventa un gol bellissimo, Nicola Ferrari, e proprio su questa realizzazione il Lanciano costruisce la vittoria che non solo regala 3 punti fondamentali in questa classifica, ma riaccende le speranze. Le note positive sicuramente il portiere, come abbiamo detto, Alessio Cragno, uno dei migliori in campo, oltre a Federico Amenta che comanda il poker di difesa. A centrocampo buona, convincente e decisa la prova di Armin Bacinovic, che esce tra gli applausi, e questa è una notizia dopo prestazioni non certo brillanti del centrocampista sloveno. In avanti ottima la prestazione soprattutto per la realizzazione di Nicola Ferrari. Dunque Virtus Lanciano Bari 1-0, decide l'ex modenese, e martedì si scenderà nuovamente in campo, si andrà a Como per un'altra sfida decisiva, determinante e possibilmente da vincere per la Virtus Lanciano.